ragazze, bentornati sul mio canale Saga Decluttering Continua. Ma ovviamente vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale, subscribe, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, venite a trovarmi su Instagram e sulla mia pagina Facebook, tutti i link li lascio giù sotto nell'info box e mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, mettetemi un bel like e condividete questo video sui vostri social. Ora partiamo subito con il decluttering delle ciprie. A manetta, andiamo! Quindi, allora, partiamo subito da questa cipria che ho faticato tantissimo per averla. È la Loose Setting Power della Laura Mercier Translucent. L'ho comprata su eBay a un'asta e è sofficissima. Solo a vederla come si muove sembra che sia fatta tipo di acqua, cioè nel senso è veramente soffice. E questa la vado a tenere. Andiamo avanti, andiamo avanti. Poi declattero questa cipria di Wet n Wild. Via, allè. Vado a declatterare questa cipria di Catrice, la matte Last Up to 12 ore. Via, declatterare. Vado a tenere questa, la banana di Mulac in polvere libera. Anzi, io non sono un amante delle ciprie in polvere libera, ma vado a tenerla. Non so perché le ho comprate. Vado a tenere questa cipria di Neve Cosmetics che serve per le pelli secche e quindi la uso tanto, tanto d'inverno. Quindi via. Poi vado a tenere questa cipria normale, sempre di neve. Poi la banana powder di Essence è buonissima, veramente sotto l'occhio è stupenda come baking, per fare baking. Vado a tenere questa cipria di Hourglass e come non poterla tenere? Questa mi ha cambiato totalmente la vita e la base. Guardate che sberla di cipria. Sono la bellezza di quanti grammi? Perché mi fate questo? Boh, non c'è scritto, non c'è scritto, non c'è scritto, c'era scritto sulla scatola che le nada la quaia. Quindi però la tengo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Signore e signori, andiamo avanti. Questa è la cipria di Kiko della collezione Matte Fusion. La tengo perché io sono più propensa per le ciprie, diciamo, compatte più che in polvere libera. Questo invece è un bronzer e che ci fa qua? Mali mortacci. Vabbè, mi sembrava che ne avevo due, comunque. Poi vado a tenere questa cipria anche se ormai le vegia. Anzi, quasi quasi la butto. Questa qua multicolor di Kiko. Oh, sì, dai, buttiamola, declatteriamola. Poi vado a declatterare questa nuova nuova di Deborah Milano perché non la uso. Semplice, è lì e non l'ho mai usata. Poi questa la tengo, è in polvere di riso e di Astra, è buonissima veramente con la polvere di riso. Vado a tenere anche questa qui che ormai non ce n'è quasi più, potrei anche fare uno smaltimento. Questa è di Urban Decay, anche questa con polvere di riso è veramente buona. Dovrei fare un decluttering, un smaltimento. Vado a tenere questa che l'ho trovata sulla box di Look Fantastic, chiama PB o BPS, non lo so, PB mi sembra, è buonissima veramente ragazze, è buona 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 veramente. Vado a tenere la cipria di MAC, questa è della Medium Plus della Mineralize Skin Finish, è questa, la vado a tenere ovviamente. Mazza, sembra prude. Mi sto iniziando a spelare. Vado a tenere questa qui di Born, di Too Faced, della Born This Way. Gli ho dette tutte, Born to Run. Insomma, ecco, questa è la cipria in polvere libera di Too Faced. Vado a cestinare questa di Wet n Wild, che non so cosa farmene. Vado a cestinare questa di Essence Rosa della sempre All About Skin Matte Fix Phoenix Fixing, insomma le ho dette tutte. Voglio accelerare, voglio stringere questo cipria effetto pelle nuda di Pupa. Questa la vado a tenere della linea Like Doll, anzi più che Like Doll è Like Zozza. Eccola qua.
Oddio, se ne voleva andare da sola. Poi vado a cestinare questa aranciata perché non so veramente cosa farmene. Sinceramente non l'ho mai usata questa cipria di Nabla, questa qua era della linea appunto Close Up e non l'ho mai usata, però vabbè, la vado a tenere. Ok, andiamo avanti. Ho quasi finito le ciprie, ragazze. Vado a cestinare questa di Revolution perché non so cosa farmene, se devo fare posto, via. Vado a tenere, anche se mi ha rotto un po' le scatole, questa di Make Up Forever, l'HD, in polvere libera. La tengo, la stavo cestinando. Ma. Poi vado a tenere questa di NYX Banana, compatta, e poi ho due di queste, della Maybelline, le matte makeup maker. Una la tengo, una la cestino, sono nuove ragazze, una la tengo, una la cestino, perché l'avevo trovata dentro un fondotinta, dentro dei prodotti che avevo comprato, avevo trovato queste ciprie doppie, inutile tenere i doppioni, già faccio fatica a finire quelle normali, figuriamoci i doppioni. Ma vi mostro quello che sono andata a cestinare per quanto riguarda le ciprie. Queste sono le ciprie che sono andata a cestinare. Ragazze, le cestino perché ne ho tante e non so che cosa farne. Quindi è inutile continuare a tenere e accumulare cose. Visto che non riesco a fare lo smaltimento, troverò qualche anima pia. Ragazze, per il momento questo è tutto. Vi mando un enorme bacione. Ci vediamo al prossimo decluttering. Cosa manca? Manca ancora qualcosina da declutterare. Comunque, ciao!